altare dove l'ostia divina possa posare e dove la nostra vita possa essere coinvolta nella vita del Cristo che è venuto a incarnarsi per tutti e possa offrire ognuno di noi un sacrificio gradito a Dio. Fratelli e sorelle, noi predichiamo continuamente la purificazione, continuamente ci raduniamo e gridiamo purifichiamoci, purifichiamoci, ma la parola di Dio non arriva in profondità. Offriamo delle resistenze alla parola del Signore. E la purificazione tarda a venire, si verifica quando diceva il profeta Geremia: il fuoco è sotto la pentola, ma la scoria non arriva a separarsi dall'argento. Cioè che dentro di noi c'è tanta scoria che aderisce alle pareti, che non si arriva ad avere quella purificazione e a separare il metallo nobile dalla scoria, diciamo la parte buona, la parte di Dio, dalle scorie umane. Ecco perché è necessario la potassa degli orefici e il fuoco degli orefici, perché il metallo nobile sotto il fuoco possa liberarsi dalle scorie e così diventare un metallo adatto per l'opera del Signore. In altri termini, il Signore vuole una sempre più profonda purificazione dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, della nostra mentalità, del mondo nostro affettivo, del nostro cuore, nei rapporti con Lui e nei rapporti col prossimo. Chiediamo al Signore questa mattina questa purificazione, opera di Dio e opera nostra nel senso che dobbiamo lasciare fare a Dio, dobbiamo non impedire a Dio di penetrare dentro di noi, anzi dobbiamo favorire l'opera del Signore, e opera del Signore perché la purificazione profonda delle coscienze è opera dello Spirito Santo. Come detto, io vi purificherò, manderò il mio Spirito dentro di voi e sarete purificati. Chiediamo al Signore questa mattina il fuoco dello Spirito e l'acqua dello Spirito, perché questa purificazione sia efficace, perché finalmente possiamo liberarci da mentalità retrive, da sentimenti nocivi, possiamo offrire un cuore mondo al Signore. Chiediamo allo Spirito, al fuoco divino, di venire qui come fuoco del fonditore, il Maestro divino, il divino messaggero Cristo. Prepara le anime nostre, i nostri cuori al suo avvento. O Gesù, Figlio di Dio, Angelo della Nuova Alleanza, prepara questi nostri cuori ad accoglierti nel Santo Natale. Mandi il tuo fuoco su di noi, come gli scivi nel lavandaio e come fuoco del fonditore, cioè manda la potenza del tuo Spirito perché le scorie si separino, perché il nostro cuore veramente sia preparato nella purezza della mente, cioè dei pensieri, nella purezza dei sentimenti, nella santità
nella vita, nella purificazione dei sensi, degli occhi e dell'udito, della bocca, nella purezza dei sensi, possa essere purificato il nostro essere, spirito, anima e corpo, ed accoglierti così nel Santo Natale, perché insieme con te noi possiamo offrirci al Padre come ostia pura, come sacrificio a Lui gradito. Spirito di Dio, invochiamo lo Spirito del Signore. Santo Spirito, vieni, Santo Spirito, vieni. Con tutta la mente e il cuore chiediamo, imploriamo lo Spirito che è fuoco, che brucia, che acqua che scende dal cielo. Santo Spirito, vieni, oh Spirito di Dio. Santo Spirito, vieni. Santo Spirito, vieni. Santo Spirito, vieni. Dal fuoco, invano si vuol raffinarlo ad ogni costo, le scorie non si separano. Grida, grida,
il fuoco si accesa ancora più forte, perché le scorie si separino. Lui non ha mai un ente anumatustoro. Fuoco di Dio scendi, soffia tu col mantice, perché queste scorie si separino. Mi alirinaio nengaraio niscere. Gridiamo al Signore adesso con tutto il cuore, perché Egli venga a purificarci. Il fuoco è acceso, lasciamoci bruciare dal Signore, lasciamoci fondere dal Signore, perché le nostre scorie si separino, le scorie della nostra mente, le scorie del nostro cuore, le scorie del nostro corpo, perché tutto l'essere nostro possa essere purificato per l'avvento del Signore. Manda, Signore, il tuo Spirito dentro di noi, manda la lascivia del lavandaio, perché tutto sia purificato, manda la potassa dentro di noi, perché noi siamo purificati. Fuoco di Dio, scendi dentro di noi, fuoco di Dio, scendi dentro di noi, fuoco che consuma ogni scoria, e lavaci, o Signore, delle nostre colpe, lavaci dei nostri peccati. Signore, brucia le nostre infermità, brucia tutte le nostre malattie, brucia tutto ciò che non è tuo. Signore, questa mattina noi vogliamo una profonda purificazione dell'essere nostro, una purificazione dello spirito, una purificazione dell'anima, una purificazione del corpo. Mettiamo, Signore, sotto il tuo fuoco quello che di scorie c'è in noi, quello che non è tuo. Brucia, Signore, col tuo fuoco, e lava con l'acqua che scende da te. Fuoco che consuma, fuoco che consuma, scendi su di noi. Dio della verità, purifica la mia bocca.
purificatevi. Io cerco un popolo che mi onori e canti le mie lodi. Cerco l'ambra pure, cuore puro e mani monde. Mio lano anino di manti orinano, ecco il mio fuoco, ecco la mia acqua, purificatevi. Meruania non amasceron talucolo, chi viriano che munte queste, iolino asciarano. Tuffatevi nel mio bagno di acqua pura, purificatevi nella mente, nel cuore e nei sensi. Io voglio un popolo puro, sono il Signore. Maria Ruania nonna Ioreni, Sciuriano che manti sta a te, dell'Erena io non uscirò. Gridiamo al Signore la nostra purificazione, supplichiamo il Signore che ci purifichi. Se non è il Signore a purificarci, tutte le opere nostre saranno vuote di significato. È il Signore che deve purificarci. Lasciatevi purificare, popolo mio. Ecco, l'angelo del Signore sta entrando. L'angelo della nuova alleanza sta entrando in mezzo a noi. Egli purifica i figli di Levi, i figli di Giuda, perché questo è un popolo sacerdotale che deve offrire al Signore l'ostia monda, l'ostia pura. È un canto di supplica. Io mi meremegna non scerlo, giudono, mi elimina mamma rienere, ti alinima i orenti a luna nuova, giurimu con i anunchi nomi anani anani anò, starani mia nagati annanna rienere, spada di Dio, penetra in fondo, separa parola di Dio, ciò che è tuo e ciò che non è tuo. Scendi vinte di midolla, per separare la carne dall'ossa, Iarunimo, Iarunia, Mandiano, Iarano, Iarano, abbiamo adorato idoli falsi. Abbiamo innalzato il vitello d'oro, abbiamo rinnegato Dio, vogliamo ritornare a te, Signore. Apri il tuo cielo, scenda su di noi la tua misericordia. Tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro Signore, Adonai, Adonai, Adonai. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore.
sangue di Gesù, sangue di Gesù scendi, purificazione nostra, sangue di Gesù. Che il Signore ha concluso con questo popolo. Ecco le parole che io metto sulla vostra bocca, quanto il Signore ha ordinato. Noi la faremo, disse allora tutto il popolo, anche voi fratelli e sorelle, mentre con il rito dell'aspersione dell'acqua, il sangue di Gesù interiormente ci purifica, tutti noi dobbiamo ripetere al Signore queste parole dell'alleanza. Quanto il Signore ha ordinato, quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo, noi lo faremo. E lo eseguiremo. E lo eseguiremo. Il sangue di Gesù, sangue di Gesù scenda su di noi, scenda su di noi, e sia pegno, e sia pegno della nuova alleanza. Della nuova alleanza. Amen. Amen. E adesso disponiamoci a ricevere il rito dell'aspersione. Pensiamo che sia il sangue di Cristo a scendere dentro di noi, il fuoco dello Spirito a scendere dentro di noi. Lasciamoci purificare. Purificamo, Signore, e sarò più bianco della neve. Yeah.
Signore, entra nel tuo costato, nella fornace del tuo amore, nelle tue piaghe, nella piaga del tuo costato. Entriamo tutti nel costato di Gesù. Grazie Gesù perché ci accogli. Grazie Signore per il tuo amore. Grazie Gesù per il fuoco del tuo amore. Fammi sentire gioia e letizia. Tu ci hai liberato Signore, ci hai purificati, ci hai rinnovati. Siamo liberi Signore. Grazie Gesù perché ci hai lavati con l'acqua del tuo costato. Benedetto Gesù. L'acqua del tuo costato scende sui fratelli come rugiada, fresca. Quando sei buono, Signore, quando sei benedetto, quando sei glorioso, ci chiniamo davanti alle tue piaghe e le adoriamo. Adoriamo le tue sante piaghe, Gesù. Grazie, Gesù. Fianco Cristo Signore, una fonte di salvezza, sangue e acqua per lavare il nostro peccato e ridarci la vita nuova. Alleluia. Alleluia. Voi siete stirpe eletta, popolo santo di sacerdoti e re. Prendete coscienza della vostra identità, proclamate le meraviglie del Signore. Egli ha vinto le tenebre, le ha separate. Egli vi ha chiamato a una vita nuova, vi ha chiamato ad offrire un sacrificio di lode. Offrite questo sacrificio di lode. Questo è il vostro culto spirituale. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, e ormai davanti a noi il Natale del tuo Figlio, ci soccorra nella nostra indignità il Verbo che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria, e si è degnato di abitare fra noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco viene, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Leviamo il capo e vicina la nostra salvezza. Buono e retto è il Signore, la via giusta dita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. Leviamo il capo e vicina la nostra salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Il Signore si rivela a chi lo teme. Gli fa conoscere la sua alleanza. Leviamo il capo e vicina la nostra salvezza. In piedi. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio con noi, attesa dei popoli e loro liberatore, vieni a salvarci con la tua presenza. Io credo nel tuo amore, spero nella tua bontà, la tua legge amerò, Dio di santità. Si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno venne il circo per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le serbavano in cuor loro. Che sarà mai questo bambino? Si dicevano. E davvero la mano del Signore stava con lui. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Che sarà mai di questo bambino? Tutti avevano avvertito il segno di Dio. E in verità non si sbagliavano, perché i segni di Dio aprono gli occhi del cuore e fanno comprendere i disegni del Signore. Nasce Giovanni. La bocca di Zaccaria si apre. Gli viene posto il nome. La grazia di Dio che viene annunciata da questo nome. Dio grazia il suo popolo. Dio annunzia a tutti la salvezza,
mediante questo bambino i tempi nuovi maturano. Egli preparerà la via del Signore. Tutti gioiscono perché il Signore è vicino. Anche noi prepariamoci alla venuta del Signore e gioiamo. Anche noi, con la bocca sciolta da ogni impedimento, cantiamo con Zaccaria il cantico del Benedictus. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché è venuto a salvare il suo popolo. La salvezza, fratelli e sorelle, è l'opera grande di Dio. Egli è venuto a salvarci. Eravamo nella miseria, nelle tenebre. Le tenebre sono state dissolte dalla luce di Cristo. Il male è stato vinto dalla grazia del Signore. Gesù è venuto, ormai lo sappiamo, ma prepariamoci a questa venuta del Signore. Nella liturgia noi riviviamo i misteri della nostra santa fede, i quali misteri hanno una forza arcana, perché operano quello che significano. Se noi viviamo intensamente gli eventi liturgici, questi saranno efficaci dentro di noi, e Natale viene a coincidere con un rinnovato impegno di vita cristiana, perché quel Gesù che nasce a Betlehem è destinato a nascere dentro il nostro cuore. Betlehem siamo noi, e dentro di noi che deve nascere Cristo Signore, ed è per questo che il Signore ci ha chiamati a purificarci, a purificare il nostro cuore, perché possa accogliere Gesù. Gesù fu accolto sulle braccia di Maria, nostra madre. Le sue mani erano pure sante. Le sue labbra che baciarono il bambino erano pure immacolate. Tutto in lei era puro. Se Gesù viene a nascere in noi, deve trovare quella purezza di nostra madre. Deve trovare un cuore mondo, mani pure e labbra sante. È per questo che abbiamo chiesto la purificazione questa mattina. È per questo che abbiamo chiesto il fuoco e l'acqua, per purificare il cuore da ogni immondezza, dei sentimenti cattivi. Abbiamo chiesto la purificazione delle labbra da ogni menzogna. Le labbra menzognere non possono accogliere la verità. Abbiamo chiesto al Signore la purificazione della mente, la purificazione di tutto l'essere nostro, perché dobbiamo ricevere Gesù. Gesù deve vivere dentro di noi, si innesta nella nostra vita e deve cambiare la nostra vita. Fratelli e sorelle, dobbiamo penetrare in questo mistero. Il Natale di Cristo dentro di noi comporta che un altro vive in noi e che la nostra vita sia assorbita nella vita di un altro, nella vita di Cristo, che è venuto per dare gloria al Padre, che è venuto per offrire se stesso al Padre in remissione dei peccati del mondo. La vita di Cristo deve ripetersi in ciascuno di noi. È per questo che dobbiamo purificarci. Sì, noi siamo intenti in questi giorni ai preparativi del Santo Natale, ma la migliore preparazione al Santo Natale è quella interiore. È per questo che viene introdotta proprio dall'antivigilia
della nascita del Signore la figura di Giovanni, che viene ad annunziare la venuta di Cristo, che viene a preparare la venuta di Cristo col fuoco di Elia. Lasciamo che la voce di Giovanni perda dentro di noi, lasciamoci purificare da colui che viene annunciato da Giovanni. Fratelli e sorelle, Giovanni predica: preparate la via del Signore, abbassate i colli, riempite le valli, il vostro Dio viene a salvarvi, purificatevi, ognuno batte il petto e confessi i propri peccati, tutti accorrono a Giovanni per lasciarsi purificare da lui nelle acque del Giordano. Oggi è giornata di purificazione. Lasciate da parte ogni altro pensiero in questo momento liturgico. Chiediamo al Signore la purificazione interiore perché Cristo possa venire ad abitare dentro di noi, a prendere possesso di noi, possa iniziare per noi una nuova vita, la vita di oblazione a Dio, il sacrificio di lode, l'ostia pura che noi dobbiamo dare al Signore, offrire al Signore, perché, come è stato detto, noi siamo sacerdoti che dobbiamo offrire un culto a Dio, l'ostia pura e immacolata. Signore, questa mattina noi vogliamo cantare con Zaccaria il Benedictus. Benedetto tuo Signore che sei venuto a visitare il tuo popolo. E vogliamo salutare Giovanni, tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare la strada. Fratelli, una volta che la luce di Dio è scesa in noi, anche noi come Giovanni dobbiamo crescere e dobbiamo annunziare al mondo che Cristo è venuto. Dobbiamo, cioè, sentire il bisogno di annunziare colui che è la vita degli uomini. Ecco perché il Signore vuole purificarci, non soltanto per noi, per essere ostia pura, santa e immacolata al suo cospetto. Ecco perché il Signore vuole purificare le nostre labbra, che sia una parola di verità dentro le nostre labbra, perché noi possiamo annunziare con labbro puro, con la parola di verità, che Cristo è venuto ed è la luce del mondo. Come Giovanni è profeta, tutti noi siamo profeti del Nuovo Testamento, profeti con la vita, profeti con la parola. Dobbiamo annunziare a tutti che la salvezza è venuta e che non c'è altro dato da Dio agli uomini in cui si possa trovare salvezza, che non dobbiamo attendere altri. Cristo è venuto a salute del mondo. Luce del mondo, salvezza di ogni uomo. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Andrai innanzi al Signore a preparare la strada. Tutti noi siamo profeti, popolo di profeti e di sacerdoti. Come sacerdoti offriamo tutto il nostro essere in oblazione al Signore, la nostra vita consacrata a Lui. Come profeti dobbiamo annunziare le meraviglie del Signore, annunziare il grande mistero della salvezza. Questa è la nostra missione, questo è ogni cristiano che veramente è stato illuminato. E allora la luce di Cristo scende su di noi e, come i pastori annunziarono quello che avevano visto e toccato, come i magi annunziarono quello che avevano visto sulle braccia di Maria, anche noi annunziamo Cristo agli uomini. Viviamo questo Cristo e annunziamolo agli uomini, come Giovanni, come i pastori, come i magi, come tutti quelli che si sono incontrati con il Signore. Siamo portatori di luce,
portatori dei messaggi di salvezza. Questo significa il Natale, rivivere la nostra missione di cristiani, rivivere quelle che noi già siamo nel Santo Battesimo, perché possiamo essere luce del mondo, sale della terra, perché possiamo offrire al Signore un sacrificio di lode e invitare tutti a cantare gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Amen. Canto numero 246. Benedetto il Signore Dio di Israele, che ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato una salvezza potente nella casa del suo servo Israele. Benedetto il Signore Dio di Israele, che ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato la salvezza potente nella casa del suo servo Israele. Il Signore conclude questo momento con la sua parola. In Tobia 14 egli annuncia la conversione di tutti al Signore e ritorna a Lui, e poi conclude: coloro che amano Dio nella verità avranno il suo possesso, ma coloro che commettono e perseverano ancora nel peccato saranno distrutti. Ora, figli, vi comando, servite Dio nella verità e fate ciò che a Lui piace. Ti ringraziamo, Signore, e noi vogliamo impegnarci a camminare nella verità e a fare ciò che a Te piace, perché Tu ci hai richiamati a questo nostro dovere di battezzati, di cristiani, di persone che portano Cristo dentro il proprio cuore e nella propria vita. Amen. Vogliamo dirlo al Signore, tutti insieme: quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Diciamoglielo a me. Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Io lo possiamo anche cantare, forse è con un sol, forse. Fratelli e sorelle, ecco un momento particolare, la preghiera universale, la preghiera per tutta la Chiesa. Non pensiamo soltanto ai nostri bisogni, ma ai bisogni della Chiesa universale. Chiediamo al Signore che benedica in questo momento il Papa, benedica il Vescovo, benedica i sacerdoti, benedica i religiosi e le religiose, benedica tutti i consacrati, perché in maniera particolare annunciano la salvezza agli uomini con la loro vita e con la loro parola, siano i predicatori dell'amore nel servizio del Vangelo della carità. Preghiamo per i governanti. Noi nei giornali leggiamo tante e tante notizie ogni giorno, ma forse sono pochi quelli che pregano per i governanti, per coloro che reggono le sorti della patria e dai quali dipende il bene dei cittadini. Hanno bisogno di preghiere, di preghiere, di preghiere, perché la casa
demonio non impediscano a loro che la verità sia detta agli uomini, perché il bene non sia operato tra gli uomini che dipendono da loro, perché abbiano le mani libere e la bocca libera, la bocca per annunciare la verità e le mani per operare il bene. E allora noi raccomandiamo in questa preghiera universale il capo dello Stato, raccomandiamo il governo, raccomandiamo a tutti quelli che gestiscono la cosa pubblica, raccomandiamo i giudici, perché amministrano la giustizia con carità, con misericordia, pensando che anch'essi sono uomini labili e che un giorno dovranno rendere conto a Dio del loro operato. Preghiamo per il sindaco di questa città, perché si abbia il bene di tutti, perché il popolo sia aiutato, non sia aggravato. Preghiamo per tutti quelli i quali sono interessati al nostro bene materiale, in modo che con la benedizione di Dio possiamo scorrere giorni migliori. Preghiamo per loro e diciamo per tutte queste care persone impegnate nel campo ecclesiale e nel campo civile e sociale, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per tutti i poveri. Tu sei venuto, sei nato povero. Nessuno è nato più povero di te. Sei vissuto poveramente e sei morto poverissimamente. Signore, ti chiediamo per i poveri della città, per gli umili, per gli affamati, per i disorientati, per quelli che hanno bisogno di luce, di amore e di pane. Ti chiediamo, Signore, che questa luce, questo amore, questo pane venga loro dato. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per i nostri sofferenti, per i nostri ammalati, per gli ammalati della città, per gli ammalati dei nostri gruppi, per gli ammalati che si appellano a questa comunità terapeutica per avere grazia del Signore. O Signore, noi ti preghiamo per tutti i nostri ammalati. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. In maniera particolare ti preghiamo per quelli che si raccomandano alle nostre preghiere, per quelli che ci hanno inviato le loro richieste, che adesso noi leggeremo davanti a te, per tutte queste persone e per quelli che hanno deposto nei cestini le loro suppliche. Per tutte queste persone noi ti chiediamo grazia, ti chiediamo prodigi, ti chiediamo, Signore, che la tua mano scenda a liberarli dalle loro angustie e a risanarli dalla loro malattia e a provvedere a loro in tutte le circostanze o situazioni penose in cui si trovano. Per questo, per tutte queste intenzioni, noi, Signore, ora ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, ti offriamo a tutte quelle care persone, sono tante, che hanno deposto le loro suppliche nel cestino. Quanta sofferenza, Signore, nelle case, quante case disperate. Signore, noi li mettiamo tutti davanti a te. O Gesù misericordioso, dai il dono del Santo Natale, manda i tuoi angeli a consolare gli afflitti, manda la tua parola a guarire tutti quelli che sono nelle malattie, manda, Signore, la tua provvidenza in tante case. Signore, ricongiungi le famiglie, pacifica gli sposi, porta pace a tutta questa popolazione
e a tutte queste persone che invocano aiuto a te. Ti ringraziamo intanto di quello che stai facendo, di quello che hai fatto. Ti ringraziamo perché tu guarisci una blenorragia. Ti ringraziamo, Signore, perché tu stai operando in quest'uomo affetto da questo male. Ti ringraziamo perché stai toccando i polmoni di una persona dove ci sono delle infiltrazioni. Stai bloccando la malattia e questo uomo si avvia a pronta guarigione. Ti ringraziamo, Signore, perché dai la maternità ad una donna che da parecchi anni attende e oggi riceve questa grazia da te. Ti ringraziamo, Signore, perché fermi un'emorragia femminile. Ti ringraziamo, Signore, perché questa donna soffre da tanto tempo. Tu adesso metti la tua mano nei gagli vitali e tu fermi questa emorragia e guarisci questa donna. Ti ringraziamo, Signore, perché una distorsione viene guarita, perché tu stai toccando la schiena di un'altra persona all'ultima vertebra sacrale dove essa soffre. Ti ringraziamo, Signore, perché stai sbloccando i reni di un'altra persona, stai toccando il fegato ingrossato di un uomo il quale trova tanta fatica. Adesso potrà ripetere le analisi che saranno certamente migliori di quelle di prima, sia per quanto riguarda la transaminasi, sia per quanto riguarda la bilirubina. Ti ringraziamo, Signore, perché modifichi il tasso del sangue, perché in una persona che soffriva di piastrine, tu riporti le piastrine alla norma. Ti ringraziamo di tutto questo, Signore, e di tutte le altre grazie che stai ergendo durante la celebrazione liturgica, di quelle che tu ergerai ancora durante questa celebrazione. O Signore, poi diciamo ad alcune persone di convertirsi. Non avere paura, uomo, di lasciare il tuo stato. Il Signore ti viene incontro, esci da questa situazione. Il Signore è con te e tu non dovrai ancora patire perché il tuo caso io lo risolvo. È per un uomo, è per un altro uomo. Questa mattina il Signore predilige gli uomini perché sono i più affannati e forse anche i più trascurati nella preghiera. Signore, per i nostri cari uomini, noi ti preghiamo perché abbiano da te la forza di proseguire il cammino. Per tutti questi cari nostri fratelli, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Adesso il Signore sta operando diverse guarigioni. Benediciamo il Signore. Se c'è qualcuno che voglia dare qualche testimonianza, questo è il momento. Nel frattempo il Signore guarirà altre persone. Un po' di pazienza se allunghiamo per un momento la celebrazione, ma vogliamo uno o due testimonianze, perché dobbiamo andare ancora tre annunci di guarigione. Ci sono tante guarigioni ancora, sono pervenute parole di conoscenza, oltre altre parole di conoscenza che il Signore dà. Le annunziamo appena alcune, le altre le annunceremo dopo. C'è un polmone di una persona ancora che è malato. Il Signore tocca e guarisce un'altra persona che viene guarita nel polmone. Grazie, Signore Gesù. C'è ancora un'altra trachea che il Signore tocca e guarisce. Grazie, Signore Gesù. Ci sono due ovaie di due persone che vengono toccate dal Signore. Le cisti alla vaia scompariscono. C'è un uomo che è ammalato nel fegato a 60 anni, cirrosi epatica. Signore, tocca e guarisce.
Guardate che questa è una guarigione importante. Ringraziamo e benediciamo il Signore. Poi ci sono tante altre guarigioni che il Signore sta operando. C'è un occhio che il Signore tocca, quest'occhio che era affetto da malattia, adesso si rischiara, la persona sente una frescura, è il segno che il Signore ha toccato il tuo occhio e il Signore sta guarendo il tuo occhio. Poi c'è la sordità di due persone, sentono poco, ma in questo momento il Signore apre un orecchio e di una persona e apre le due orecchie intorpidite di un'altra persona. Entrambe queste persone sentono correttamente. Se le persone sono presenti, possono anche alzare la mano, perché già sentono la mia voce correttamente in questo momento. Vediamo. Dove? Questa bambina, sì. E c'è un'altra persona che deve sentire. Grazie Signore, grazie Signore. Le persone vengono toccate dal Signore nell'intimo del cuore e hanno deciso di cambiare vita. Grazie. Per cui sette persone, cioè con azione spirituale che ti ha fatto, poi due liberazioni e 12 guarigioni fisiche. Alleluia. Alleluia. Detto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Accogli l'attiverso, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi la tua bontà. Chiediamo la liberazione dalla schiavitù del peccato. Tu vuoi liberare in questo momento alcuni in maniera particolare dalla schiavitù del peccato. Gemono davanti a te, gridano a te, ma si sentono schiavi. Signore, rompi le catene della schiavitù del peccato e dà a tutti la gioia di venire a te. Con i ceppi infranti, con le mani libere, gridando a te, grazie Signore perché mi hai liberato. Ti chiediamo, Signore, la liberazione psicologica da tante paure, angosce e da una dipendenza di maghi. Non temete, dice il Signore a tre persone, non temete i maghi, io vi libero da questa dipendenza, non abbiate più paura, dormite di notte tranquilli, perché io sono su di te, io veglio su di te. Grazie Signore, liberaci, Signore, da tutte le forze del male, in qualsiasi maniera esse si manifestino.
ma che noi viviamo sicuri, aspettando che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù, pacifica i cuori, pacifica le nostre famiglie, porta la pace tra i coniugi, porta la pace oggi che è giorno della pace. O Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, manda la pace nelle nostre famiglie, non guardare i nostri peccati, ai nostri antecedenti, a tutte le ingiustizie subite, a tutte le offese fatte, ma guarda soltanto alla tua misericordia e dona a tutti unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci nel Signore Gesù un gesto di amore fraterno. Adesso ci avviamo alla conclusione. Faremo la santa processione. Annunciamo ancora alcune guarigioni che voi poi testimonierete. C'è innanzitutto un'articolazione alla gamba, c'è il nervo che porta dolore, cominciando dalla rotola fino al tallone. Il Signore tocca e questa articolazione viene ripristinata, la gamba guarisce. C'è il colon discendente di una persona che è affetta da un male ancora non ben identificato. Il Signore tocca e guarisce. C'è una lombaggine che dura da tanto tempo, la persona è frastornata, crede di avere una grave malattia, è una lombaggine che se ne va. Così anche un dolore alla spalla, proprio al lato destro, più in fondo, è un dolore che se ne va perché non è una malattia ma è un disturbo. C'è un'artrite invece che il Signore guarisce, la mano non funziona bene e anche il braccio è artritico, Signore tocca e guarisce. Signore tocca ancora la gola, gli occhi e le orecchie di una persona. Poi c'è un ovaio ancora, oltre a quello annunziato, un ovaio di una persona che è molto dolorante, la persona è molto preoccupata, non ti preoccupare, io tocco la tua ovaia e tu guarirai. Ci sono tre persone affette alla vescica, il Signore tocca e guarisce. Poi c'è una persona, non sappiamo il perché, il Signore dice a un uomo, offre due colombe. Però la persona capisce che cosa sono queste due colombe che la persona deve offrire. Un uomo deve offrire due colombe. Figlia mia, offri le tue colombe. Il Signore aspetta che tu offri queste colombe. È un sacrificio che chiede a te. Tu capisci. C'è un femore di una donna che fa male. Il Signore tocca e guarisce. C'è un uomo che ha una ciste alla testa. Il Signore tocca e guarisce. C'è l'occhio destro di una persona. È lacrimante, è rosso. Entro oggi, guarisce. C'è un bambino affetto da una malattia misteriosa. I medici ancora sono alla ricerca. Non hanno dato un verdetto, interviene il primario che è il Signore
e guarisce. Un uomo riceve il lavoro, poi c'è un processo in atto, il processo viene concluso bene, per cui la persona processata viene prosciolta. Grazie Signore di quanto stai operando e di tante altre guarigioni che tu ancora farai, soprattutto interiori, durante la processione. Preghiamo. Da questo sacramento di vita eterna venga a noi il dono della tua pace, oh Padre, perché siamo pronti a correre con la lampada accesa incontro al tuo figlio che viene, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente. Signore, vi benedice camminando, vi benedica il Dio onnipotente, vi benedica Gesù, passando in mezzo a voi, e vi porti pace, gioia e salute.